Scattata l'operazione Ferragosto Sicuro da parte delle forze dell'ordine. Fra oggi e domani, fino a domenica, strade e autostrade saranno certamente frequentate da migliaia di automobilisti e vacanzieri. E quindi la Polizia Stradale di Agrigento, nell'ambito del piano stabilito dal questore di Agrigento, Giuseppe Bisogno, e dal comandante della Polizia Stradale Agrigentina, Giuseppe Andrea Morreale, hanno potenziato al massimo i servizi di controllo su tutte le strade statali e provinciali, in previsione dell'arrivo di migliaia di persone che raggiungeranno le località balneari agrigentine. Diverse le pattuglie in provincia, in particolare sulla strada statale 640 Caltanissetta Porta Empedocle, 115 che attraversa tutto il territorio agrigentino, 189 Agrigento Palermo e la strada statale 123 Canicattì Licata, allo scopo di prevenire attività illecite e a garantire una efficace assistenza agli automobilisti in difficoltà. Naturalmente per i controlli verranno impiegate massicciamente apparecchiature speciali come l'etilometro, il telelaser e l'autovelox, che saranno utilizzati nei servizi già predisposti nelle strade che portano a locali notturni e discoteche per contrastare i rischi di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Energici controlli anche nel settore del trasporto passeggeri e merci. La Polizia Stradale ricorda alcuni preziosi suggerimenti, come prima di mettersi alla guida, controllare l'efficienza e funzionalità del veicolo, evitare di sovraccaricare la tua vettura, rispettare i limiti di velocità. Inoltre, consiglio sicuramente utile, in caso di stanchezza, fermarsi alla prima area di sosta o di servizio per riposare il tempo necessario a recuperare le energie. Ed ecco alcuni numeri telefonici per le emergenze: 112 carabinieri, 113 polizia, 115 vigili del fuoco, 117 guardia di finanza e il 1530 guardia costiera per le emergenze in mare.